Siamo alle scuole elementari ad Albanella e come potete vedere dalle immagini si sta piantumando un cipresso, così come richiesto da uno degli alunni al sindaco Renato Iosca, che è qui presente. Il sindaco ci spiega questa iniziativa, quindi questo in effetti è stato soddisfatto quello che è stato un desiderio di un bambino. Ma è un gesto molto semplice, un'iniziativa semplice che parte da un desiderio di un allievo della quinta elementare di Albanella che è stato espresso durante una delle nostre visite, frequenti visite nelle scuole. Permesso, buongiorno. L'allievo Rippa. L'albero, benissimo. E allora avete fatto il compito che abbiamo? Sì, sì. Avete fatto, abbiamo consegnato. Allora, però c'è una fotocopia. Li avete scritti tutti quanti sul quaderno? No, io non ho sul quaderno. Addirittura fatto la parola. Questo mi piace molto. Questo qui ci mettiamo, lo mettiamo incorniciato. Questo di chi era? Super. Allora, abbiamo portato l'albero, andiamo a piantare l'albero. Noi vogliamo essere vicino ai ragazzi, vogliamo interpretare quelli che sono i desideri dei giovani, vogliamo far sentire la vicinanza delle istituzioni ai ragazzi e soprattutto desideriamo avvicinare i ragazzi a quelli che sono i doveri del buon cittadino. Bene, uno di questi giovani, di questi allievi, quando io ho chiesto quali sono i desideri, si è alzato e spontaneamente mi ha detto: vorremmo un albero in quell'angolo di giardino, ed è stato accontentato perché mi sembra un gesto semplice ma pieno di significato. Il significato è innanzitutto avvicinare i ragazzi alla natura, all'amore per il proprio paese, ma poi anche un significato simbolico forte, in quanto il desiderio era proprio riferito ad un cipresso, al cipresso che fa parte del nostro stemma, lo stemma comunale. Ripetiamo, ognuno di voi dovrà scegliere un nome, poi tutti questi nomi verranno messi in un contenitore e verrà sorteggiato, per cui questo albero avrà un nome. Cipresso. Ecco, non si, cipresso, anche quello è un nome. Ok? E poi ci metteremo la targhetta. Ma tu hai detto anche che vuoi proporre un altro nome. Anzi, qual è? Anzi ne dovremo scegliere quattro. Okay. Altri tre nomi per gli altri tre cipressi che sono dall'altra parte. Ah. Ok? Possiamo chiamarlo Filippo, possiamo chiamarlo Francesco, possiamo chiamarlo Antonio. Anche un nome femminile, perché no? Tu avevi chiesto che venisse piantato qui all'interno del giardino della scuola elementare un cipresso. Come mai hai fatto questa richiesta? Perché il cipresso sta nello stemma di Albanella e simboleggiano le due città, Capaccio e Pestum. Sei contento che il tuo desiderio è stato soddisfatto? Sì. C'è qualcos'altro? Qual è un altro desiderio che voi avreste per la vostra scuola? Che vi piacerebbe avere? Così magari noi ci facciamo da intermediari. Dite qualcuno che ha un'aula di informatica. Poi c'è qualcun altro che desidera qualcosa? Gli attrezzi per la palestra. Cerchi, palloni, coni, i cerchi. Perché ci mettiamo il palo vicino? Perché non parlo più, non si lava bene. Ecco, che succede quando non c'è il vento?
E possiamo annunciare anche che il prossimo albero sarà un melo. Il prossimo albero sarà un melo, perché sempre una allieva della Quinta mi ha detto che vorrebbero piantare un melo, perché attraverso il melo si riescono ad individuare le varie stagioni dell'anno. Il melo è un albero che muta nelle quattro stagioni, così che i bambini piccoli possano vedere il cambiamento di un albero nelle quattro stagioni, quindi ciò che succede. E poi perché possiamo raccogliere le mele, sappiamo da dove vengono, che è frutta sana. Siamo qui in quella che è anche la scuola ristrutturata, perché questa è stata interessata da diversi lavori di riqualificazione. Allora, uno degli scopi di questi anni di amministrazione è quello di rilanciare, di investire molto sui ragazzi, molto sulle scuole, molto nel sociale e molto sull'ambiente. Nei primi due anni abbiamo già dato delle risposte molto molto importanti, che è quella della riqualificazione di due grosse scuole d'Albanella, che sono appunto la scuola elementare e la scuola media, e come potete vedere alle nostre spalle veramente è un fiore all'occhiello, grazie appunto ai lavori di efficientamento energetico.